Ciao Dalucci, in tanti mi avete chiesto il corso base per uncinetto, perché molte di voi nel gruppo sono con noi, ci fanno compagnia, ma non sanno effettivamente lavorare all'uncinetto. Quindi ho deciso di fare il corso proprio base per principianti, così che tutti possiate imparare dalle basi e poi seguire i miei tutorial o quelli di qualcun altro, nel caso non ci siano tra i miei tutorial progetti che vi piacciono. Io partirei parlando di filati. Allora, ci sono molti tipi di filati. Io qui ho un cotone, una lana e un sintetico. A noi interessa più che altro come scegliere l'uncinetto per il nostro filato. Allora, normalmente c'è un'etichetta che dice appunto che il filato è adatto ad alcuni tipi di uncinetto. Non sempre è veritiero, nel senso che bisogna capire se noi abbiamo una mano stretta o una mano larga. Normalmente i principianti hanno una mano stretta perché tendono a tirare molto per paura che cadano i punti. Quindi, se abbiamo una mano stretta, ci conviene usare un uncinetto più grande di quello consigliato. Se abbiamo una mano larga, un uncinetto più piccolo di quello che c'è consigliato. O comunque, se c'è un massimo e un minimo di uncinetto, scegliamo comunque quello più piccolo. Facciamo una prova, se ci piace il campione, allora usiamo quell'uncinetto. Se non ci piace, disfiamo e rifacciamo. Ora vi faccio vedere gli uncinetti. Come potete vedere, gli uncinetti io qui ne ho di vari tipi. Poi ho i miei preferiti, però all'inizio, se non siete esperte, vi consiglio comunque di comprare degli uncinetti a basso costo, almeno all'inizio, per provare a lavorare, perché se poi scoprite che non vi piace, buttate via un sacco di soldi, perché ci sono vari tipi di uncinetto. Questi, per esempio, sono quelli un po' più cari, ma sono notevolmente migliori di altri uncinetti. Se no, ci sono questi della Drops che sono molto buoni, ma anche questi un po' cari. Se no, ci sono questi che trovate in confezione anche su Amazon, che sono per impugnatura a coltello, e poi vi farò vedere i due tipi di impugnatura. E oppure ci sono questi classici d'acciaio che scorrono molto bene e però non hanno una impugnatura ergonomica, quindi potete impugnarlo come volete, ma non ha un'impugnatura ergonomica, quindi dopo un po' potrebbe stancarsi la mano. Io opto ovviamente sempre per questi piatti o questi. Comunque dopo vi lascerò dei link per poter acquistare gli uncinetti. Vi faccio vedere i vari tipi di impugnatura. I tipi di impugnatura sono due. Una cosiddetta a coltello, che è questa, proprio come voi impugnereste un coltello per tagliare. Allora, in questo caso a coltello va bene che sia più lunga la punta e molto distante dalla plastica, perché lavoreremo in questo modo e non ci darà fastidio. Ma se voi userete l'impugnatura invece a penna, cioè questa, questo uncinetto per esempio vi risulterà scomodo perché è troppo lungo lo spazio, quindi l'uncino dall'impugnatura, quindi vi risulterà un po' più scomodo. In questo caso io opto per questo tipo di uncinetto. Vedete, l'impugnatura rimane molto più vicina all'uncino e più facile da utilizzare. Ora partiamo però con il vedere, adesso che vi ho spiegato le varie impugnature e i vari uncinetti e i filati, iniziamo col fare la catenella e il punto basso, così che voi possiate subito realizzare qualcosa perché avete la base per iniziare uno scaldacollo o qualsiasi cosa. Io penso che nei primi progetti sia utile fare qualcosa per non annoiarvi,
quindi potremmo fare una sciarpa a semplice maglia bassa. Quindi adesso vi faccio vedere come si realizza. Come vedete, io ho scelto questo filato che si lavora bene col 4 o il 4,5. Allora, consiglio sempre la catenella iniziale di farla con un uncinetto più grande, perché così non tira, perché la catenella iniziale tirerà sempre, a meno che voi non abbiate una mano morbida. Quindi, cosa facciamo? Se io ho deciso di usare il 4,5, posso partire anche con un uncinetto numero 5. In questo caso io parto col 4,5, però vi consiglio il mezzo numero in più. Quindi facciamo il nodino per iniziare. Quindi vedete, ho preso così l'inizio del filo, lo metto attorno alle dita o attorno a due dita, come volete, infilo sotto l'uncinetto e prendo questo. Vedete, facciamo il primo cappietto, perché tiriamo il filo e si crea il primo cappietto. Andiamo a stringere, ma non troppo, perché dovremo lavorare anche in questa prima maglia. Dopodiché sarà molto semplice. Io tengo sempre un dito sulla prima maglia e mi tengo dentro la codina, filo sull'uncinetto, vedete, tiro la catenella già sull'uncinetto e passo dentro in questa catenella e ho fatto la prima. Di nuovo filo sull'uncinetto e la tiro dentro alla seconda, filo sull'uncinetto, la tiro dentro nella terza. Vedete? È facilissimo, quindi si entra nell'occhiello già creato in questo modo. Ok? È una roba veramente semplicissima, molto molto facile da fare. Ora ne facciamo un po' insieme, vi faccio vedere con tutte e due le impugnature. Questa qua ovviamente è l'impugnatura a penna. Se io decido di usare quella a coltello, filo sull'uncinetto, tiro, filo sull'uncinetto, tiro, filo sull'uncinetto, vedete, passo dentro l'anello che già ho. E così possiamo tranquillamente continuare per tutte le catenelle. Vedete che io le ho fatte belle morbide, perché sennò il lavoro diventa duro, perlomeno tira all'inizio. Quindi di nuovo filo sull'uncinetto, esco, filo sull'uncinetto, esco, filo sull'uncinetto, esco. L'impugnatura la decidete voi a seconda di quella che vi è più comoda. Io preferisco quella a penna, quindi filo sull'uncinetto, esco, filo sull'uncinetto, esco, filo sull'uncinetto, esco, filo sull'uncinetto, esco, filo sull'uncinetto, esco. Ora ammettiamo che siamo arrivati alla lunghezza che vogliamo realizzare. Quindi se vogliamo una sciarpa da più centimetri, facciamo più catenelle. Come si procede? Si procede in questo modo. Allora faccio una catenella aggiuntiva sempre per alzarci. Saltiamo la prima catenella, vedete questa, proprio vicino all'uncinetto. Entriamo nella seconda prendendo solo un filo. Vedete? Io ne prendo uno solo. La catenella comporrà una treccina con più fili. C'è questo, questo e poi ce n'è un altro. Ecco, potreste infilarvi qua e prenderli tutti e due, ma io ne prendo uno solo. Entro, quindi vi faccio rivedere. Entro, infilo, quindi appoggio il filo sull'uncinetto, esco e mi ritrovo con due occhielli. Filo sull'uncinetto, esco da tutte e due e ho fatto la mia prima maglia bassa. Entro nella prossima catenella, se tenete così il filo, vedete, ve lo ritrovate già sopra, lo prendo, lo porto fuori dalla catenella, ho due occhielli sulla catenella, filo sull'uncinetto, esco da tutte e due. Nuovamente, prossima catenella, vedete, entro proprio qui, prendendo un filo solo. Entro, raccolgo il filo, esco, ho due fili sull'uncinetto, getto il filo sull'uncinetto ed esco da tutte e due.
di nuovo. Entro, pesco il filo, esco, getto il filo sull'uncinetto ed esco da tutte e due. Nuovamente entro, pesco il filo, getto il filo sull'uncinetto ed esco da tutte e due. Di nuovo. Ve lo faccio vedere un po' di volte perché così vi rimane più impresso. Ora vi faccio vedere magari un po' più velocemente. Comunque, entro nella catenella, pesco il filo, ho due occhielli, getto il filo sull'uncinetto ed esco da tutti e due gli occhielli. Di nuovo. Vedete, è semplicissimo. Veramente molto, molto semplice. Entriamo, esco e di nuovo ricomincio la maglia bassa. Quindi, di nuovo, se non siamo sicuri allarghiamo, vedete, qua c'è la catenella, questa qui sopra. Qui c'è il buchino, quindi entro, pesco il filo, esco, filo sull'uncinetto, esco da due. Di nuovo, se non la vediamo allarghiamo, entro, pesco il filo e usciamo da due. Quindi stiamo facendo un altro giro di maglia bassa. Ora vado un po' più velocemente perché sennò diventa lunghissimo questo video, ma io ho abbinato la catenella alla maglia bassa perché secondo me se vi faccio fare solo la catenella vi annoiate, quindi dovete avere subito qualcosa, potete farvi una presina, potete fare un sottotazza, potete fare qualsiasi cosa, ma almeno provando imparate qualcosa e fate qualcosa, perché il solo fare la catenella secondo me non serve a nulla, vi annoiate e basta. Quindi ho abbinato catenella e maglia bassa, quindi vado avanti, molto semplice, e voglio arrivare alla fine perché vi devo far vedere esattamente dove vi dovete infilare per non fare né aumenti né diminuzioni. Adesso vi spiegherò poi alla fine del giro cos'è un aumento e cos'è una diminuzione. Quindi andiamo avanti, ecco qui. Siamo arrivati all'ultima maglia, non pensiamo che l'ultima maglia sia questa, altrimenti qua ci rimane un pezzettino e facciamo la diminuzione. Guardate bene, si vede poco, però qui vedete che c'è la catenella, non si vede tanto, ma la catenella c'è, vedete dall'alto che c'è. Quindi vi infilate prendendo tutti e due i fili, mi raccomando, non uno, tutte e due, vedete la costina che è composta da due fili, e quindi completiamo la maglia bassa e così non abbiamo diminuzioni, abbiamo lo stesso numero di maglie con cui siamo partiti e è quello l'intento, avere lo stesso numero di maglie. Quindi ci rialziamo con una catenella, voltiamo il lavoro, rientriamo, vedete nel buchino subito che c'è qui, e facciamo la maglia bassa. L'aumento si fa in questo caso erroneamente se si fanno due maglie nello stesso punto. Quindi se io faccio la prima maglia e poi non passo al successivo buco ma ne faccio una seconda, io poi a fine giro mi ritroverò una maglia in più. Perché? Perché ne ho lavorate due nella stessa e questo si chiama aumento. Quindi io ne farò una sola, così, e non aumento, il mio numero di maglie sarà sempre lo stesso. Come si fa la diminuzione? Di solito la diminuzione invece è quando ci si sbaglia, diciamo che è più difficile la diminuzione nel mezzo, sbagliarla diciamo, mentre è più facile sbagliarla a fine o a inizio lavoro. Però la diminuzione è così: si entra nella prima maglia, si pesca il filo, poi ci si distrae, si entra nella seconda maglia, si pesca il filo, abbiamo tre occhielli, usciamo da tutti e tre e noi nel prossimo giro ci troveremo una maglia in meno. Quindi noi non vogliamo la maglia in meno e dobbiamo stare attenti a lavorare tutte le maglie una volta sola. L'aumento la diminuzione potrebbe essere fatto anche erroneamente saltando una maglia, quindi non lavorando in questa ma andando in quella successiva. Non è
come ai ferri, il buco sarà meno evidente e quindi non ve ne accorgerete, ma avrete comunque fatto una diminuzione. Quindi, per non fare la diminuzione, è bene che noi lavoriamo in tutte le maglie. Quindi, questa, poi questa, poi questa e successivamente questa. Come vedete, il lavoro è molto semplice perché vi ho fatto vedere subito la catenella e la maglia bassa. Perché così voi già potete fare qualcosa, volete farvi una sciarpina, potete farla tranquillamente. Farvi vedere solo la catenella mi sembrava riduttivo. Invece così noi abbiamo una partenza, quindi vi ho fatto vedere la catenella e vi potete esercitare facendone tante di catenelle. E vi ho fatto vedere la maglia bassa, così potete esercitarvi anche con questo tipo di maglia. Nella prossima lezione vi farò rivedere la catenella perché ve la farò vedere tutte le volte, ma vi farò vedere come si fa la mezza maglia alta e la maglia alta. Perché catenella, maglia alta, mezza maglia alta, maglia bassa. Dalla maglia alta in poi possono diventare altissime o triple maglie alte, comunque è sempre lo stesso concetto. Vi farò vedere appunto come si realizzano le altre due maglie base, dopodiché possiamo iniziare a lavorare con qualche piccolo progettino. Io ora, amiche principianti, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!